Buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E come oggi giovedì continuiamo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, annunci ne dobbiamo fare qualcuno? No. Ma non c'è nulla di particolare. Non c'è niente di particolare, vero Francesco? C'è allora, un periodo di tranquillità, di conseguenza. Dai. Sì, in effetti ci stiamo un po' preparando, diciamo così, per la fine dell'anno. Mi raccomando, onorate Strenna, onorate Strenua, vi ricordo che Strenua, da cui viene il nome Strenna, i regali che fate per le prossime feste, per il Sol Invicto, in realtà va ad onorare quella che è un'antichissima divinità sabina, che è Strenua, Strenna, e veniva onorata al tempo dei Romani, proprio in questo periodo, e i Romani, siccome loro erano dei barbari, usavano regalare giocattoli ai bambini, spesso bamboline, spesso sì, figure, diciamo così, di persone intagliate nella paglia oppure nel legno. Cioè, ma loro erano dei barbari, no? E in realtà invece oggi abbiamo un Ratzinger che vi dice il Natale è contaminato dal consumismo. Amici miei, se non c'è il piacere nelle cose e nella vita, c'è solo dolore e tristezza, per cui onorate pure Strenua e onoriamo la Stadea. Sì, ecco, unica, beh, una cosa sarebbe da aggiungere con quasi divertente e da un punto di vista anche, diciamo, tragico come memoria. Ieri, fatalità, c'è stato due trasmissioni che sono state interessanti in televisione. Una era il telegiornale in cui è venuto fuori che molti cattolici sono inquisiti. Vabbè, noi non siamo dei magistrati, non facciamo inchieste, però sembra che questi cattolici, ex collaboratori dell'Avvenire, legati da loro dal fatto di essere cattolici, non si siano molto curati dell'interesse delle persone. E voglio ricordare semplicemente una cosa molto semplice, che queste persone non sono persone qualsiasi, non è un certo individuo secondario. Si parlava appunto della Banca Popolare Italiana che voleva prendersi una banca veneta, anche questa qua controllata in qualche maniera appunto da ambito sempre cattolico, eppure ti dicevo questo qua è avvenuto e questo era cattolico e si legava alle amicizie cattoliche. Dall'altra parte si parla del governatore della Banca d'Italia che vanta del suo essere cristiano, che tra l'altro mi sembra il colore messo davanti, cioè adesso non so, ma comunque io cioè qui ho il ritagli stampa di qualche tempo fa, no? E aveva proprio usato per non farsi inquisire dicendo che lui era cattolico e che stavano inquisendo i cattolici. È una cosa veramente aberrante. Sì. Aggiungere una cosa che alcuni quotidiani hanno tirato fuori, purtroppo lavorando mentre mi sono fatto tempo per i giornali di oggi, tiravano fuori che alcuni di questi sarebbero legati a un gruppo che si chiama Legionari di Cristo. Tanto per i Legionari di Cristo, che strano, vero? Ogni tanto saltano fuori sti affaristi. Sì, voglio ricordare appunto che una persona che è preposta come la Banca d'Italia a tutelare l'interesse dei risparmiatori non viene fatto. Io voglio ricordare un piccolo particolare, che i mezzi della Banca d'Italia per tutelare i risparmiatori ci sono. Io ricordo che la Banca d'Italia costa a ogni italiano 17 euro a persona, tanto per dare un'idea, perciò mezzi finanziari ne hanno, cioè ogni italiano, compresi i bambini appena nati, pagano annualmente 17 euro alla Banca d'Italia. Di conseguenza non può certo lamentarsi di tagli alla finanziaria, come viene fatto con le scuole pubbliche, con la sanità, ma ne ha dei mezzi. Però sono cattolici e ribadiscono di essere cattolici. Allora, Francesco, vedi, quello che fa indignare è quando una istituzione non risponde a se stessa, cioè non applica i principi per cui quell'istituzione è funzionante. Ogni istituzione ha il dovere di essere precisa per le deleghe che ha. Altrimenti non è istituzione, diventa un'associazione per delinquere. È come se il Presidente della Repubblica non sia il garante della Costituzione. Chiaramente il Presidente della Repubblica ha il diritto di avere le sue idee, no? Cioè può essere anche un cattolico, cioè, sì. Cioè nessuno vieta al Presidente della Repubblica di essere un cattolico, ma prima dei principi morali cattolici devono esserci i principi costituzionali, cioè non può anteporre i principi cattolici a quelli che sono i principi costituzionali
invece i principi civili. Questo vale anche per la Banca d'Italia. Cioè, il compito della Banca d'Italia è quello di preservare le finanze italiane, cioè il patrimonio dell'Italia, cioè il patrimonio monetario, valutario dell'Italia. Se anziché fare questo, per cui la Banca d'Italia è delegata, comincia a favorire gli amici degli amici, e lo so che il termine mafia è pesante applicato in questi, in questo contesto, però ci siamo molto vicini, siamo all'associazione per delinquere, cioè una istituzione che fa del delinquere rispetto a se stessa per avvantaggiare gli interessi personali di singole persone. Penso che sia una delle cose più aberranti che ci possano essere. È come se il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio Berlusconi, facesse interessi di persone private anziché gli interessi dello Stato della Nazione. È una cosa veramente aberrante. Cioè, questo non deve avvenire per nessuna istituzione. Cioè, l'istituzione è padrona in quanto se stessa, cioè è funzionante in quanto al servizio della società civile e non di interessi diversi della società civile. Sì, ma d'altronde sai, il problema è sempre questo, che i cattolici, qualsiasi punto rappresentino, siano, o qualsiasi carica hanno, considerano sempre gli altri delle persone inadeguati, considerano sempre dei sottomessi, non dei cittadini, cioè nel senso che siamo ancora qui a dibattere di argomenti della Rivoluzione Francese. Cioè, proprio perché che poi erano tematiche acquisite nell'antica Roma in cui il cittadino era preminente, aveva una valenza, era significativo ed era molto importante all'interno appunto della tutta della comunità, dello Stato e del Paese. E invece qui siamo sempre nel discorso anche di depredare, in quanto l'attaccamento alla funzione, all'incarico, al fatto di curare gli interessi dei cittadini esiste sempre in chi non è cattolico. Io voglio fare un piccolo esempio. Avvenne, non so ancora più in quale anno, che per errore un generale romano distrusse dei templi in Calabria. I romani, consci che avevano mandato questo generale sul loro incarico, non dietro la colpa generale, si presero come città, come Stato, come impero, la responsabilità di quanto era avvenuto, e come Stato andarono a risarcire i danni e a ricostruire i templi. Non fecero lo scarico barile, no, perché lui è un generale, non ha obbedito agli ordini, ha agito di sua iniziativa, ma si presero la responsabilità collettiva di quanto era accaduto, in quanto avevano inviato una persona inadeguata. E questo qui l'ho preso proprio, potevano benissimo dire, ma d'altronde abbiamo vinto, siamo i vincitori, d'altronde siete sconfitti, e invece di fronte al concetto del diritto, perché la cosa fondamentale è il diritto, ricordiamo sempre questo, cioè il fatto che le civiltà si basano su, non su delle leggi imposte da Dio, ma si basano sulla capacità dei cittadini di dettare delle regole. Benissimo, un cattolico, il fatto stesso di essere cattolico, impedisce di essere cittadino, perché lui rinuncia alla sua possibilità. Il problema è che cerca di imporre queste cose anche agli altri, e questo è sempre, lo fa sempre con i sistemi classici, quando appunto poi un sistema legale come quello italiano o occidentale o europeo impedisce di compiere violenza. Certo, ha degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle situazioni, delle manifestazioni che sono sempre poco simpatiche. Bene, questo lo dicevamo, è un dato di attualità, ma questa non è un'attualità, è un dato storico. Dicevamo, legavamo questo fatto al fatto dei telegiornali. Ieri sera la RAI ha trasmesso una trasmissione su Carlo Magno e hanno dedicato uno spazio abbastanza consistente alla sua opera di evangelizzazione dei sassoni. E tra l'altro hanno descritto in maniera anche abbastanza significativa il comportamento di questi sassoni uccisi, sterminati, deportati da Carlo Magno, l'imperatore cristiano. E diceva che questi sassoni non combattevano per conquista, ma perché reputavano tutto quanto l'ambiente in cui vivevano sacro, che il loro luogo di culto non erano cattedrali, ma erano i boschi, che erano attaccati alla terra, che veneravano le sorgenti, cioè avevano un attaccamento per l'ambiente. Non facevano certo guerre di invasioni, non avevano voglia di distruzione, difendevano il loro diritto. Tra l'altro loro riconoscevano che il cristianesimo era uno strumento dei conquistatori, e perciò se i missionari si presentavano, ben sapevano che i missionari facevano un'opera di penetrazione per cercare di sradicarli. E di conseguenza, giustamente, se qualche cristiano arrivava lì a predicare, a imporre, a dirgli, soprattutto a offenderli, perché dire agli altri che sono peccatori,
che sono dirigenti inadeguati, che sono sottomessi al diavolo, giustamente se un uomo libero può difendersi, si difende in tutte le maniere. E voglio ricordare che appunto loro si difendevano e si sentivano offesi da quando venivano chiamati peccatori. Bene, questo avveniva centinaia di anni fa, in realtà avviene ancora adesso, in quanto sull'ambito politico si sta imponendo il concetto cristiano che non si può scindere il reato dal peccato. Allora, noi siamo ancora a questo punto. I sassoni hanno avuto la forza per decenni a resistere, però la loro lotta non era per l'annientamento dell'avversario, la lotta per l'annientamento la faceva il cristiano. Il cristiano non andava a cercare ricchezze, ma soltanto perché erano pagani, perché resistevano. Per impossessarsi degli uomini, trasformarli in bestie. E ancora adesso siamo qui a discutere nel 2005, dopo centinaia di anni, dopo tutti i massacri che ci sono stati fatti, a cominciare appunto che ricordiamo che la fondazione dell'Europa cristiana è basata sul sacrificio di migliaia di sassoni che si rifiutarono di convertire al paganesimo, cioè dal paganesimo al cristianesimo, rifiutarono la conversione dal paganesimo al cristianesimo e furono uccisi. E adesso politici sono qui a ricordarci appunto che il reato e il peccato sono la stessa cosa. E non lo lanciamo sotto noi la questione sull'allarme, perché ci sono anche giornalisti che cominciano a lanciarlo. Visto che parliamo un po' dell'antico, no? Io quando facevo la segna stampa l'avevo prima scartato, no? L'articolo, poi l'ho ripreso e l'ho voluto guardare un po' meglio. E in realtà c'è un sceneggiato televisivo che è costato oltre 4 milioni di dollari e che sembra che non verrà mai trasmesso per la RAI. E secondo me è bene che la RAI si guardi bene dal trasmettere questo sceneggiato. È un colossal, si intitola Roma, e imbarazza la RAI che non lo manda in onda. Ora, questo colossal tipo americano, in realtà è una, da quello che io ho potuto leggere da questo articolo, è un modo per accusare Roma del quello che i cristiani l'accusano, cioè di sfacimento morale, di sfacimento politico, torture, massacri, cioè di tutto quello che i cristiani hanno sempre accusato Roma. Ma è talmente aberrante questo sceneggiato. Che, vabbè, a parte il fatto che il direttore ha trovato 12 cose da tagliare, sequenze di sesso, vi ricordo che a Roma non c'era il controllo delle persone mediante il sesso, per cui il sesso era praticamente libero, ma in tutte le civiltà antiche c'erano delle regole di comportamento, no? Cioè si chiedeva il buon comportamento, ma non c'era il controllo delle persone sulla sessualità, per cui chiaramente a Roma la sessualità era normale, non c'era televisione, ci divertiamo in un altro modo forse. Vabbè. E per cui chiaramente era molto abbondante, ma la cosa più aberrante era che in questi sceneggiati viene messa in luce, in questo sceneggiato viene messa in luce l'atrocità dei soldati, no? E te ne racconto una che mi ha lasciato un po' esterrefatto, magari dopo servirà un po' di ricerca. Ad un certo punto c'è questo soldato che partecipa a una missione quasi impossibile, liberare il giovane Ottaviano dai suoi spietati rapitori. Il capo della banda di rapitori ha una luccicante dentatura in oro. Per depredarlo dei denti, Tito Bullo gli sfonda la bocca brandendo il calcio della spada a mo' di rompighiaccio. Cioè, io non so quanto fosse diffusa l'odontoiatria a Roma, cioè era diffusa, cioè la riparazione dei denti c'era, però al punto tale da avere una bocca d'oro, cioè aver fatto i denti d'oro e stare che gli va a sfondare la bocca per prendere i denti, mi sembra che sia una cosa un po' più recente che non di Roma antica, questo modo di essere. Cioè anche perché per avere denti d'oro non è semplicemente una questione di prezzo, ma è questione di capacità odontoiatrica. Ora, c'era sì una buona capacità odontoiatrica, c'era la cura dei denti anche a livello avanzato, ma pensare che questa fosse la capacità odontoiatrica che c'è al giorno d'oggi e che questo gli sfonda la bocca, gli sbrega via la bocca per levare i denti, io credo che l'unico effetto sia la truculenza, cioè l'azione truculenta che viene messa in risalto nel colossal Roma.
cioè per definire Roma. Cioè, non mi sembra che una simile scena sia tale da definire un carattere di Roma o simbolica per un carattere di Roma. Sì, ma poi è diventata, perché abbiamo ricordato, sai, Radio Maria, che faceva la trasmissione per i bambini in cui si raccontava che i primi cristiani venivano mandati dentro appunto i Colossei, dentro le arene, venivano fatti mangiare dai leoni e quando i leoni erano sazi, facevano indigestione, si andavano i legionari a sgozzarli. Cioè, Siamo questo l'abbiamo già detto, già ricordato, perciò anche questa scena, come com altre scene, penso che proprio rientrano nel discorso della fantasia e della cancellazione dell'attributo negativo all'antica Roma. Nessuno dice che non ci sia stata la violenza o che la violenza non faccia parte dei militari, non faccia parte delle guerre di conquista, non faccia parte di tutta una serie di cose. Però qui siamo a dipingere un aspetto di Roma che è al di fuori della società giuridica. Cioè, se Roma è stata attenta a una cosa, è proprio stata attenta alla società giuridica. E anzi, il sacro di Roma sta proprio nella giurisprudenza romana. Sì, no, ma una comprova che i legionari avessero senso della giustizia e del senso del rispetto del cittadino ce lo fornisce la Bibbia stessa. Perché se voi prendete la Bibbia, quando si parla della vita di San Paolo viene fermato da un legionario e questo legionario maltratta un po' San Paolo. San Paolo gli ricorda che lui è un cittadino romano e a quel punto scrive la Bibbia che il legionario ebbe paura. Non penso che, questa è una, siccome si sostiene che la Bibbia è un testo storico, che ha una valenza, però questo particolare dimostrerebbe chiaramente che il concetto di giustizia verso i cittadini c'era. Se un legionario disse ha paura perché ha maltrattato San Paolo, è la dimostrazione ulteriore che adesso si cerca sempre di cancellare questo grande retaggio che è Roma. No, quello che a me mi ha colpito di sta roba qua, no? Dice quella di Roma rischia di diventare la gag dell'anno per una Rai che soprattutto sul grande successo delle sue fiction ha fatto i soldi e tutto il resto. Però in effetti arrivano dagli Stati Uniti, comincia ad arrivare tutta una serie di accuse per il mondo antico, no? E dove l'avvento del cristianesimo porterebbe quel senso di liberazione dall'orrore antico e fa parte della propaganda. Naturalmente si chiamano fiction, no? Anche la Passione di Cristo è una fiction e le vite dei santi sono delle fiction, cioè sono delle cose inventate, buttate là per costringere le persone ad aderirvi, come film, non so, di fantasy, come un Harry Potter, come una Signore degli Anelli, però sicuro, a me piace di più Harry Potter e Signore degli Anelli, sinceramente, dopo qualcuno gli può piacere, non so, il film Wojtyla, ok, abbiamo chiaramente visioni diverse della vita, però si chiamano fiction, però la fiction stessa è un veicolo di punti di vista, no? Cioè è un veicolo di idee, di modi di vedere il mondo. E se si vede il mondo di Roma da questo punto di vista, non solo si comprende l'antica Roma, ma addirittura si fa svilire quelli che sono stati gli sforzi degli antichi. Sì, ma sai, c'è anche un discorso da fare, che moltissimo ormai del cinema americano sembra più orientato in tematiche religiose, cioè nel senso che comincia, come esiste la musica cristiana, e si fanno i festival della musica cristiana trasmessi anche dalla Rai, e si comincia anche nell'ambito degli Stati Uniti a cercare di andare in incontro alle tematiche tipo religioso, visto il successo della Passione di Cristo e di altre porcherie del genere. E perciò bisogna sempre fare questo, cioè nel senso di dare una visione positiva dei cristiani, negativa di chi non è cristiano. Ma poi c'è un discorso anche da fare. E per molto tempo i cristiani si facevano forti di essere stati i continuatori dell'impero romano, in realtà erano stati quelli gli annientatori. Adesso che c'è bisogno di ritornare al monoteismo, alla purezza del monoteismo, perché c'è da ritornare per loro all'unità dei figli di Abramo, tutto quello che hanno acquisito, che hanno assorbito, che hanno utilizzato e hanno deformato deve essere scaricato, proprio perché questo andrebbe a inquinare o a deformare il monoteismo a cui vogliono tornare. E allora, prima hanno distrutto l'impero romano, poi hanno raccontato che ne sono i continuatori, i successori, che poi la grandezza dell'impero romano si è trasfusa nel cristianesimo, nel cattolicesimo. Adesso che l'impero romano diventa un peso rispetto a culture tipo l'ebraica e la musulmana,
musulmana, si deve scaricare questo fardello, proprio perché di loro dell'antica Roma non gli è mai interessato, era soltanto un fatto che veniva utilizzato per dare motivazioni alla loro conquista, per supportare la loro conquista. Adesso che questo grimardello non serve più, che questa scusa non serve più, anche Roma può essere scaricata, anche perché c'è un ritorno al fondamentalismo biblico, cioè proprio la Bibbia diventa un testo, non più il cattolicesimo, ma la Bibbia diventa qualcosa di saldante per tutti i monoteismi. D'altronde scriveva il Corriere della Sera che il presepe in disuso è salvato dai bambini musulmani, cioè che di conseguenza anche questo si dimostra che cerca di importare gli elementi che i vari monoteismi uniscono. E c'è una notizia, Francesco, io non so come tu vuoi continuare con i discorsi, no? Comunque c'è una notizia, mi è venuta in mano adesso e la volevo dare. Sì, dalla. Se qualcuno si ricorda, c'è stato un episodio per cui nella Cina popolare 16 suore che protestavano perché gli avevano venduto l'istituto, no? A una cooperativa, sono state picchiate. No? Naturalmente la Asia News, che è l'agenzia cattolica, ha parlato di repressione religiosa. In realtà questo è avvenuto ad opera di alcuni teppisti, cioè alcune persone strane comunque allo Stato e al governo, e la notizia di ieri era che erano stati arrestati alcuni di questi. Sì, tanto per chiarire, anche perché di solito si spaccia, io ho un occhio particolare rispetto alla Cina, ma non tanto perché la Cina è buona e brava, ma perché in realtà sta diventando terra di conquista da parte delle religioni monoteiste, cioè in pratica attraverso le religioni monoteistiche stanno tentando di il viaggio di Bertinotti serve a questo, le dichiarazioni che ha fatto Bertinotti dalla Cina dicendo che fra poco la libertà religiosa avrà il via libera, anche quello intendendo per libertà religiosa il fatto che stati possono fare proseliti. Cioè, la libertà religiosa noi la intendiamo in certo modo, i cattolici la intendono come libertà di stuprare bambini. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, legge le dichiarazioni di Ratzinger, che il Ratzinger processa il relativismo, mette a rischio la libertà religiosa del 5 dicembre 2005. Egregio Signore, se esiste un'idea sociale, religiosa, umana, diversa, ti confronti con quell'idea. Non puoi metterla fuori legge per legge, fare quel cavolo che vuoi. È chiaro che sei debole. Davanti nel mondo moderno la tua ideologia religiosa fa acqua da tutte le parti, ma è con quello che hai terrorizzato per 1600 anni l'umanità. Ed è attraverso quella che ti sei macchiato di delitti atroci. E certo, adesso i tuoi diritti vengono svelati, per cui fate pure la campagna, i cattolici facciano pure la loro campagna feroce contro i gay, fingendo di dire che sono i gay che sono i pedofili, in realtà non è così, sono i preti che sono pedofili, non i gay, tanto per essere... Sì, ecco, tu dicevi della Cina, della presenza dei missionari, io voglio ricordare che proprio nel mese di novembre il governo russo ha emanato una nuova legge per cercare di controllare le organizzazioni non governative che lavorano in Russia, e qualcuno ha definito questa iniziativa del governo Putin un'ingerenza distruttiva, una limitazione della libertà. In realtà la legge ha lo scopo di impedire le ingerenze distruttive sulla società, ma cosa chiede questa legge? Dice che dovranno essere registrate come persone giuridiche e non potranno più ricevere finanziamento dall'estero. Cioè, quando il chiedere il fatto che un'associazione agisca in un paese e abbia delle leggi che sono consone a quel paese, che abbia una personalità giuridica, cioè che abbia un riconoscimento ufficiale, perché personalità giuridica comporta anche dei benefici, comporta però anche delle regole, responsabilità, delle regole da rispettare. Cioè, ricordiamo appunto quante organizzazioni non governative la Guardia di Finanza ha bloccato in Italia. Allora, se noi abbiamo questa esperienza in cui organizzazioni non governative o organizzazioni di utilità sociale sono state bloccate e pretendevano finanziamenti e in realtà poi si sono dimostrate che questi finanziamenti non servivano ad aiutare chi ne aveva bisogno, ma erano speculazioni, mi sembra giusto che lo possa, cioè, se succede in Italia mi sembra giusto che un paese come la Russia possa tutelarsi o no? Sì, ma tieni presente sempre anche il pericolo, cioè ciò che fanno i missionari, cioè i missionari cattolici. Qui in Italia, quando un missionario cattolico ha in tasca 10 euro, è niente.
Se invece il missionario cattolico è a Brasilia o è a San Paolo e ha in tasca 10 euro, è un signore ed è un padrone, capito? È un distributore di ricchezze. Cioè, questa è la cosa più miserabile, vigliacca e oscena che ci sia. Infatti, i missionari andrebbero cacciati via tutti come delinquenti comuni, perché effettivamente vanno a danneggiare e a saccheggiare quello che sono le società civili. E io so che ci sono problemi, ma i problemi sono stati creati nel corso dei secoli proprio dai missionari. E purtroppo soltanto cacciando i missionari si può cominciare a risolvere quei problemi che necessiteranno di secoli grazie a questa gentaglia criminale. Sì, ma vogliamo dare una conferma di... Parlavamo appunto di questa situazione in Russia. Noi ci siamo, ad esempio, abbiamo parlato male dei vari finanziamenti dati agli oratori. Gli oratori hanno avuto finanziamenti, leggi, agevolazioni, i politici si sono sprecati per cercare di far ottenere soldi agli oratori, perché dicevano che avevano una funzione sociale. Vabbè, noi questa funzione sociale non l'abbiamo mai riconosciuta e mai considerata, però ci dicevano che svolgevano un'attività. Bene? Se noi andiamo a leggere quello che succede a Vicenza, in cui delle associazioni che fanno volontariato e fanno sport amatoriale, praticamente fanno questo, dicono che loro non hanno finanziamenti pubblici e che sfruttavano le strutture delle parrocchie. Ma dice, le società sportive amatoriali rischiano la sopravvivenza alla causa della sempre minore disponibilità economica degli enti locali, ma anche per l'abbandono degli oratori da parte dei parroci. Cioè, questo viene detto da un'associazione sportiva cattolica. Se questi dicevano, noi vogliamo fare sport, usiamo le strutture degli oratori, però non possiamo più fare sport perché i parroci stanno abbandonando gli oratori. È un buon segnale che gli oratori vengano abbandonati, vengano chiusi, però io voglio ricordare che tutta una classe politica si è impegnata affinché gli oratori avessero dei contributi, dei sostegni, che avessero dei finanziamenti per fare qualcosa. E adesso scopriamo dalla cronaca locale che questi oratori hanno ottenuto il finanziamento, però questo finanziamento non serve certo per mantenere un minimo di sopravvivenza anche all'attività amatoriale tipo lo sport. E allora, a cos'è che interessa? Beh, sinceramente ai cattolici interessa soltanto Distribuire soldi. o impedire ad esempio che si crei un qualcosa, perché certo un ragazzo che va all'oratorio per fare sport non è certo un bravo cristiano perché ha cura del suo corpo, insomma. Comunque tenete conto che un'associazione cattolica sportiva dice fa i parroci stanno abbandonando gli oratori e poi abbiamo una finanziaria in cui si dice di tirare via l'ICI anche alle chiese, alle organizzazioni religiose, anche se fanno attività commerciale. E ricordate che comunque in questa finanziaria non è Poi l'unico beneficio che hanno. è un questo qua, da quello che ho visto, è anticostituzionale, perché in realtà limitano i vantaggi a chi è riconosciuto dallo Stato. Ma la Corte Costituzionale non ha mai accettato che dei privilegi dati a delle organizzazioni religiose siano limitati a solo quelli riconosciuti dallo Stato. E c'è una sentenza precisa in questo da parte della Corte Costituzionale. Per cui già impugnare questo davanti alla Corte Costituzionale invaliderebbe quello che ha fatto lo Stato. Sì, ma questa è proprio era. Cioè, è una sentenza fatta dalla Corte Costituzionale sul ricorso dei testimoni di Geova a Milano che si sono visti rifiutare la partecipazione alla richiesta di finanziamenti per il loro istituto, per le loro cose, perché loro non erano riconosciuti dallo Stato. Ed è stata fatta dalla Corte Costituzionale proprio questa sentenza. Per cui esiste una sentenza, è aberrante quello che stanno facendo, Sì, veramente. ma ecco, appunto, qualcuno si va a lamentare del discorso della finanziaria dell'ICI, ma ne abbiamo un altro esempio di questi benefici, poi si fanno tagli alla cultura, poi abbiamo appunto la Domus Aurea di Nerone che rischia di crollare perché mancano 5 milioni di euro. Ma dove si potrebbero trovare 5 milioni di euro per restaurare la Domus Aurea di Nerone? Il Sole 24 Ore. 30 novembre 2005, prima pagina. L'obero di San Basilio fa risparmiare il Vaticano. E leggo l'ultima parte di questo articolo. Dipende, i documenti che accompagnano la bozza del milleproroghe segnalano il caso dei terreni compresi nel programma di recupero urbano di San Basilio, alla periferia di Roma.
terreni che, fanno sapere al comune, appartengono alla Congregazione Vaticana per l'Evangelizzazione dei Popoli, ex propaganda Fide, destinataria con la riapertura di uno sconto fiscale superiore a 4 milioni di euro. Ta 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 ta. Allora, 4 milioni di euro che erano già incassati, qualcuno aveva pensato di modificarli nella finanziaria e di regalarli appunto alla Congregazione Vaticana per l'Evangelizzazione dei Popoli. E poi a Roma abbiamo la Domus Aurea che non ha 5 milioni di euro per essere restaurata. Ecco, di conseguenza sapete che un terreno è un terreno, non era di salvare qualcosa, ma era solo di recuperare un terreno. Una Domus Aurea restaurata attira milioni di turisti. C'è un tempio dei neoplatonici che è stato ricoperto perché non ci sono i soldi per restaurarlo, che attirerebbe milioni di turisti. Sì. Ci sono in giro un sacco di cose che la sovrintendenza dei monumenti è costretta a ricoprire proprio per conservarle. Sì, sì. Cioè, si scoprono, si fotografano e poi si ricoprono perché non ci sono i soldi per sistemarle, che attirerebbero milioni di turisti. E noi facciamo questo, no? Cioè, nascondiamo quello che abbiamo, quello che i nostri antenati hanno fatto, perché dobbiamo finanziare la distruzione dei popoli. La propaganda della fede è distruzione dei popoli. Dopodiché, se si sparano fra cattolici e musulmani, sapete perché. Se bande in Australia di cristiani vanno a massacrare i musulmani, come è successo, sapete perché. Se si sparano e si ammazzano nelle Filippine, sapete perché. Se si sparano e si ammazzano in Indonesia, sapete perché. Se ci sono problemi in Cina, in India, in Russia, sapete perché. Se ci sono problemi negli Stati Uniti, sapete perché. Cosa volete ancora? Posso aggiungere una cosa, che visto che ne parlavi, io l'ho preso da prendo da sempre, però non ho fatto tempo a leggerlo. Allora, sai, si parla molto di Tibet, parla molto della situazione del Tibet, e io vorrei ricordare che prima che arrivassero i buddisti in Tibet esisteva una religione di tipo politeistico, che è la religione Bon, una religione che è stata scomparsa, annientata e cancellata. Bene, sull'ultimo numero di Nexus, quello che ne dico proprio in questi giorni, c'è per la prima volta un bell'articolo di diverse pagine sul come i buddisti hanno convertito al buddismo il Tibet, e appunto raccontano delle azioni molto amorevoli, con compassione per il bene degli altri, che hanno fatto i buddisti per conquistare il Tibet al buddismo, e sul come hanno eliminato i culti sciamanici e su come hanno eliminato la religione Bon. Ecco, una delle pratiche normali che questo articolo dice fosse dei buddisti era quello che per eliminare gli sciamani bisognava scorticarli vivi, e poi si divertivano a conservare nei loro templi la pelle di questi sciamani. Come vedete, e poi il Dalai Lama ultimamente mi sembra che sia molto d'intesa con il Vaticano, con la religione cattolica, vada molto agli incontri di preghiere ed ecumenici. Bene, chi ha voglia si va in edicola, si compra l'ultimo numero di Nexus, e sono un articolo di 4-5 pagine con alcune foto, che è interessante anche perché, io voglio ricordarlo, noi ne avevamo parlato molti anni fa, che all'interno dei buddisti c'era un corso di regolamenti di conti, sì, in India c'erano stati anche dei morti, e questo vi dà anche una Corea del Sud, mi sembra. Sì, che comunque questo è interessante perché fa un po' la prima volta la storia di come il buddismo, con la pace, con l'amore e con la compassione verso le persone, sia riuscito ad arrivare con la meditazione, con il distacco dalle cose, con il nirvana, con l'abbandono del corpo, con l'illusione del corpo, sia riuscito a conquistare e convertire, perché chissà proprio di conversione, il Tibet. Metodi classici delle religioni monoteistiche, e difatti mi sembra che il Dalai Lama non si sia certo impegnato molto a fare la guerra ai monoteisti, ma anzi si è sempre trovato di fianco alla Chiesa Cattolica. Nexus, l'ultimo numero, quello che trovate in edicola proprio in questi giorni. Il problema del Tibet è un problema molto complesso, al di là di tutto, cioè, perché storicamente il Tibet è cinese, dopo arrivò l'India, arrivarono gli inglesi, lo trasformarono in uno stato cuscinetto, e dopo succede quel che succede. Comunque, al di là di questo, l'unica cosa che è importante, veramente importante, è che i cittadini abbiano gli stessi diritti all'interno dello Stato e siano riconosciute le stesse possibilità. Sembra che la Cina abbia un po' cambiato indirizzo e stia portando un po' di ricchezza nel Tibet.
In realtà forse questo è l'unico modo che c'è per sconfiggere il clericalismo buddista ed è portare ricchezza, non c'è altro. Sì, no, ma infatti sai. Cioè le manette funzionano poco, diciamocelo, cioè, ma con tutte le religioni, specialmente con i fanatici, voi pensate un po' ai musulmani che si fanno esplodere, no? I kamikaze che si fanno esplodere, ma davvero pensate che con la galera e con le torture gente disposta a O farsi quelle bombe esplodere con quelle intelligenti. bombe intelligenti riuscite a fermarli? C'è un solo modo per fermarli, la cultura, ed è lo scontro culturale. Naturalmente lo Stato deve porre i limiti per questo scontro culturale, deve fare in modo che questo scontro non degeneri, però solo con lo scontro culturale e andare verso il futuro. E basta. Ma d'altronde tu non puoi mica domandare o dire a uno che dice sono così perché sono un cristiano rinato, perché me l'ha ordinato Dio di attaccare l'Iraq, E questo qua io ho che ci capito. sia cultura, profondità, intelligenza. Quando si parla degli altri come impero del male, Stato cioè. che dice vado a bombardare l'Iraq perché me l'ha detto Dio. Stato che dice Allah ci aiuta, distruggiamo i quelli di Satana. Come fai a regolare le robe, capisci? Cioè, siamo effettivamente in mezzo a dei pazzi, puri e semplici. Cioè, e questo non è che tu puoi andare là a dire questo è meglio di quell'altro. Devi fare effettivamente una guerra culturale e dimostrare come la tua cultura funzioni, ma funzioni nell'oggettività, nella vita quotidiana. Se no hai già perso in partenza, Esatto. e sei follia e basta. Sì, poi ti dico, sai, il problema è questo qua, che quando si capiranno che sono uguali, alla fine si allineeranno, perché di Indubbiamente. solito, appunto, conflitti che sono secondari, perché il problema è questo qua, lo scontro di civiltà non esiste, perché civiltà implicherebbe che due visioni del mondo si scontrano, e in realtà non esiste una differenza tra l'America cristiana e l'Islam fondamentale e radicale. Perciò non c'è differenza di civiltà, di cultura, la cultura è la stessa, che è sempre quella della dominazione. Risolti i conflitti, che sono sempre marginali per ogni monoteismo, risolti i problemi teologici, i dogmi vari, si può sempre trovare l'alleanza, ed è quello che faranno. Difatti, già molti anni fa si parlava già di una saldatura, di un'esistenza, di un legame profondo, cioè non soltanto di convenienza, di tattica, ma proprio di strategia tra il monoteismo occidentale e il monoteismo orientale. E ci sono dei gruppi che sono venuti a pettine, ma questi gruppi non sono così compromettenti per l'unione, per la saldezza, per l'unità del monoteismo. Perciò ho risolto questo, poi i grandi vertici sono già d'accordo, esiste già l'intesa, non esiste separazione, non esiste scontro, è soltanto un qualcosa perché la massa, il gregge rimane indietro e logicamente il gregge deve essere portato avanti, deve essere fatto comprendere qual è il percorso da seguire. Eh sì, Francesco, dopodiché il Papa invoca la Vergine contro Mefistofele.